Oh, cari ragazzi, bentornati sul canale video di oggi. Video di oggi perché dobbiamo fare un ragionamento sull'imminente arrivo del banner di Torino e la scadenza quasi arrivata del banner di Galvan. Adesso ne parliamo. Ho tirato alcune conclusioni che potrebbero essere utili a capire dove dobbiamo andare da qui in avanti su Ace e come utilizzare i nostri ticket. Da una prima analisi, guardando un po' lo storico dei personaggi su Ace, abbiamo notato due regolarità che in queste settimane, primi mesi, con le dovute proporzioni, possono esserci lievi differenze. Cercate di seguirmi nel ragionamento più che confrontarmi sui singoli personaggi. Abbiamo notato, dicevo, che sui ticket dorati sono usciti giocatori che possono fare la differenza. Kals, Genzo, ottimo portiere, soprattutto adesso che è stato modificato. I gemelli Tachibana quando sono usciti, Matsuyama quando è uscito nel meta iniziale, Tsubasa, Hyuga, tutti i giocatori, Napoleon, il miglior attaccante del gioco, l'abbiamo detto, tutti i giocatori che pullati e in quel momento della loro uscita anche a skill basse potevano fare la differenza ed essere determinanti nel loro meta. I giocatori in etichette rosse invece, per quanto possano essere interessanti, richiedono molte più copie per essere performanti. Facciamo l'esempio di Galvan, appunto. Abbiamo discusso di sto cazzo di Galvan veramente per giorni e non siamo arrivati a una conclusione. È forte? È un bidone? È un pacco? Cosa ci devo fare? Non so rispondervi. È arrivata una mail qualche giorno fa in turco che, a seguito delle numerose segnalazioni che abbiamo portato del mancato funzionamento di Galvan, arriveranno delle sistemazioni. A casa mia, se una cosa viene sistemata è perché è rotta, non se sistemano cose funzionanti. Ma al di là di questa valutazione, prendiamo in considerazione l'esperienza degli utenti che hanno pullato e maxato Galvan. Possiamo dire in maniera incontrovertibile che Galvan è un altro giocatore a skill massime rispetto a skill 1? E qui voi mi direte: grazie al cazzo! Ok, non volevo essere qui a inondarvi di ovvietà, però facciamo una considerazione. Se Kals, Genzo, Napoleon, anche a livello base, hanno apportato delle modifiche sostanziali di peso nei vostri team, Galvan a livello 1 non ce la fa. Quindi nei ticket rossi dobbiamo considerare e necessariamente valutare, quando entriamo nei banner, la necessità di fare più di un pull, quindi di ottenere più di una copia del nostro giocatore che ci interessa. Se c'è una cosa che l'esperienza ci sta dimostrando su Ace, che pullare nei banner rossi solo unicamente per portare a casa la figurina potrebbe mettere in team un giocatore non così performante. Arriviamo quindi a Torino. Torino abbiamo visto che è un giocatore che ha l'approccio difensivo, che giocherà sulle fasce laterali principalmente, intercettatore, boosterà, darà dei buff ai propri compagni di squadra su passaggi, eccetera, eccetera. Un lavoro abbastanza simile l'ha fatto Soda Under 16. Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è: prima di tutto, quanti ticket rossi abbiamo? Se abbiamo 50-60 ticket, andare alla cieca su Torino potrebbe essere quasi un salto nel buio. Secondo, abbiamo pullato Soda? Quanto l'abbiamo potenziato? A che livello sono le sue skill? Se è un livello basso, potremmo decidere di investire nuovamente ticket su Torino e quasi sostituire Soda. Altrimenti, se abbiamo pullato forte per Soda e non vogliamo sprecare ticket rossi, allora a quel punto lasciamoli Torino. Il terzo ragionamento è: ho pullato Galvan, a quanto ho portato il livello delle sue skill? Quanto manca perché possa essere effettivamente performante? Non conviene a quel punto piuttosto deviare dei ticket su Galvan piuttosto che investirli su Torino e quindi accedere al banner nelle ultime ore prima della sua sparizione? Non sappiamo ancora se quando Galvan tornerà, se verrà inserito come è stato per Soda Under 16 nei banner, nei pool, e quindi avremo modo di ritrovarlo in futuro. Però, arricchendosi la platea dei giocatori SSR dei ticket rossi, andare successivamente per trovare Galvan potrebbe essere un po' proibitivo. A differenza di altri giochi, altri gacha, dove trovare una o due copie di un giocatore potrebbe essere già sufficiente per renderlo performante, su Ace il multipool è quasi obbligatorio. Pertanto il mio consiglio è: piuttosto che entrare con pochi ticket in un banner, prendendo un giocatore e potendosene permettere poche copie, valutate se non è il caso di deviare i ticket su un giocatore di cui avete trovato 2, 3, 4 copie per potenziarlo al massimo. E per Galvan potrebbe valere la pena fare questo investimento.
Finito questo preambolone, allora a questo punto mi viene da dire, va bene, ho capito, ma come faccio a pianificare questa cosa? Innanzitutto non so che cosa sta per arrivare e secondariamente quanti ticket riesco a tirare a casa in un mese giocando più o meno, altrimenti questo calcolo mi fa scoppiare il cervello. Calmo amico, non farti detonare la tua materia grigia perché poi mi sporchi tutte le pareti. Ti do una mano io, non sei solo, non siamo soli. Con noi c'è l'amico di mille battaglie, con noi c'è lo strumento che ci permette di capire dove va il mondo, con noi c'è PowerPoint. Allora qui in questa simpaticissima tabella io ho riassunto per un giocatore medio che non traiarda di cattiveria più o meno quello che è l'apporto mensile di ticket rossi e dorati che si portano a casa. Alcuni di voi potranno avere un'esperienza diversa, spero di non aver fatto errori in un rapido calcolo guardando i vari menu, nel caso ci fossero delle differenze segnalatemele, sarà mia cura aggiornare la tabella e poi la carico sul mio canale annunci, link in descrizione, e sul canale Telegram nei materiali. Però qui vedete più o meno quanto ne portate a casa. Questi che vedete qui sono i premi mensili per un giocatore medio che raggiunge almeno il rango leggendario in Dream League, sia a livello mensile che a livello settimanale, più una popolarità media fra il 4, 5 e il 6. Io adesso qua ho fatto una sintesi dei 40 ticket rossi e 8 dorati, ci possono essere delle differenze a seconda del vostro rango. I login bonus, quindi quanti ticket ci vengono dati mensilmente dall'accesso, banalmente, il livello, quindi l'aumento della barra che si ottiene completando le missioni, le daily, quindi il ticket rosso che ci viene dato per il completamento delle missioni giornaliere, questo è abbastanza semplice, su un mese di 30 giorni sono 30 ticket rossi, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, il campionato, cioè le missioni che dovete andare a completare. Io non ho messo qui, non ho calcolato il raggiungimento di nessuna posizione, semplicemente quei premi che si ottengono giocando minimamente e con le missioni che si resettano ogni 2-3 giorni. Ho fatto un calcolo un po' spannometrico, spero di non aver sbagliato, e più un posizionamento minimo di Superstar 5 in PvP. Quindi alla fine della fiera si portano a casa un 220 ticket rossi mensilmente, senza considerare premi, compensazioni, manutenzioni, compagnia cantante, e un 60 ticket rossi, che vuol dire che per ottenere un PT giocando attivamente di ticket gialli ci vogliono 2 mesi, e per ottenere un PT decente di ticket rossi mi basta un 20 giorni. Questo ci porta a capire che non è tanto Ace un gioco generoso, 226 ticket sono tanti, quanto più un gioco che richiede l'accesso a più pullate sui giocatori rossi. E quali saranno i prossimi giocatori rossi in arrivo? Io che ne so. Aspettate che vuoi, sai, sotto io le posso cantare la canzone, sei sotto un cielo sbagliato. Però qui vi faccio e vi ripropongo per l'ennesima volta quello che vi ho fatto vedere nel precedente video, cioè che avevamo un leak di Calz e Torino in arrivo nel prossimo banner, leak sempre del nostro freschissimo e sempre verdissimo Gino Pilotino, detto così per celarne l'identità segreta, come Batman. E quindi dicevo, avevamo già un leak di Calz dorato e Torino rosso, e nel prossimo, forse, non lo sappiamo né quando né dove né perché, ma nel data mining abbiamo pescato Gino Matsuyama, naturalmente Gino sarà gold, naturalmente è nella stessa posizione di Calz, quindi Gino gold e Matsuyama rosso. Anche qui facciamo un po' di pianificazione. Se Torino non ci serve perché abbiamo pullato forte Soda, se Matsuyama non ci serve perché è stato nerfato il Tekel e abbiamo già sufficientemente terzini e abbiamo pullato Calze e abbiamo potenziato Urabe, allora a questo punto valutiamo, dato l'apporto del ticket rossi e dato che prima di altri 20 giorni rossi probabilmente non ne utilizzeremo, se entrare a mettere qualcosina in più su Galvan prima che chiuda il banner, cioè fra 5 ore da quando sto registrando. Bene ragazzi, questa era la mia analisi, confronto ticket rossi, ticket gold, dei banner in corso e di quanto riusciamo a portare a casa mensilmente, in modo tale da capire più o meno dove destinare le nostre risorse. Io vi ringrazio per l'attenzione. Appuntamento domani con Torino, dove domani sera faremo la consueta analisi grazie ai vostri dati. Io 9 su 10 non lo pullerò, ma tanto so già che ci sarà qualcuno di voi su Telegram domani che pullerà e lo troverà nella prima gratuita giornaliera. Bravi, comprate un gratta e vinci, almeno vinciamo dei soldi, vincete dei soldi e non pupazzetti bambini biondi.
Detto questo, domani ragazzi, domani sera ci vediamo per l'analisi di Torino, capiamo che cosa caspita succede, dovrebbe esserci manutenzione, quindi non potrò fare il pool stanotte a luna con voi in live, e a domani con Torino. Fatemi sapere come vi stanno andando i pool, se condividete l'analisi, commenti, saluti e baci. Ciao belli e come sempre, viva Tsubasa! Ma soprattutto lui, il numero 10 dell'Italia, che tutti voi avete imparato ad amare. Di qua. Torino. Sei sotto un cielo sbagliato.